Individuata la banda di ladri, accusata dai carabinieri di aver messo a segno almeno 79 furti in abitazione compiuti tra i mesi di marzo e novembre 2018 in Torino e nei comuni di Bricherasio, San Germano Chisone, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Perosa Argentina, Pinasca, Quarnier, Collaretto Castelnuovo, Villar Perosa, Ponte Canavese, Sparone e Susa, nonché nelle province di Cuneo e Asti. I carabinieri della compagnia di Pinerolo hanno arrestato 6 persone, 5 albanesi e un italiano. La banda era specializzata nella tecnica del succhiello, con l'attrezzo da falegname, foravano i serramenti di una finestra e facevano scattare la maniglia con una pinza, colpivano a tappeto le zone prescelte muovendosi a piedi tra un obiettivo e l'altro e scegliendo soprattutto ville isolate dove potevano trovare i bottini più grossi e auto parcheggiate in giardino. Colpivano anche se in casa c'erano persone, soprattutto anziane, che dormivano. Come trofeo ricordo della serata del furto, a volte fotografavano le vittime a letto che dormivano. Il capo: sono fissato, sono entrato dentro e ho fatto la foto della figlia. I carabinieri hanno notificato Torino e Genova un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 4 persone e hanno sottoposto a fermo altre 2 persone di cittadinanza albanese, ritenute responsabili a vario titolo di associazione per delinquere, finalizzata alla commissione di furti in abitazione e di autovetture e ricettazione. L'indagine, iniziata nel marzo 2018, ha permesso di documentare la responsabilità degli indagati. Alternando un giorno all'altro comuni siti a notevoli distanza, anche in province diverse, per ostacolare le attività di indagine. Per sottrarsi a qualunque controllo di polizia, percorrevano sentieri del bosco dopo aver lasciato l'autovettura intestata a prestanomi a chilometri di distanza per raggiungere le abitazioni più isolate e saccheggiarle, indossando sempre passamontagna e guanti. Nel corso dell'attività investigativa sono state recuperate e restituite ai legittimi proprietari 10 autovetture e 2 pistole rubate e sequestrate, 2 pistole di fabbricazione clandestina, utilizzate della banda durante i colpi, recuperata diversa refurtiva.